Cari amici di Light Channel, buongiorno. Il testo per la meditazione di oggi si trova nel Salmo 28, i versetti da 6 a 9, e dice così: Benedetto sia l'Eterno perché ha udito la voce delle mie suppliche. L'Eterno è la mia forza e il mio scudo. Il mio cuore ha confidato in Lui e sono stato soccorso. Perciò il mio cuore esulta e lo celebrerò col mio canto. L'Eterno è la forza del suo popolo e il rifugio di salvezza per il suo unto. Salva il tuo popolo e benedici la tua eredità. Pascili e sostienili per sempre. Il Salmo 28, scritto da Davide per invocare liberazione e per ringraziare Dio della risposta ottenuta, si apre con un'accorata richiesta. Il versetto 1 dice: A te grido, o Eterno mia rocca. Non stare in silenzio con me. Quante volte ti sei sentito come Davide? Bisognoso, preoccupato, magari angosciato, e hai desiderato ricevere una risposta, un incoraggiamento da parte di Dio. Hai mai sperimentato il silenzio di Dio? Alcune volte sembra che Dio non ascolti le nostre preghiere perché non vediamo risposte immediate e rimaniamo immersi nelle nostre difficoltà. Ma Dio ascolta sempre il grido dei Suoi figli. Il periodo di silenzio e di attesa è permesso da Dio per il bene dei Suoi figli. Ma Dio è un Dio che ascolta. E alla fine del Salmo, nella parte che abbiamo letto all'inizio, Davide ringraziò Dio perché era stato soccorso. Aveva ora in mano la certezza che Dio aveva ascoltato le sue preghiere. Al versetto 7 scrisse: Il mio cuore ha confidato in Lui e sono stato soccorso. Dio soccorre coloro che confidano in Lui. Certo, non sempre Dio risponde come noi vorremmo, ma il suo aiuto è sicuro. Se non ci libererà da una situazione difficile, allora ci darà la forza per affrontarla e sopportarla. Dio soccorre chi ripone la sua fiducia in Lui. C'è di mezzo la reputazione di Dio. Egli promette forza ai suoi figli e quando promette Dio anche dà. Il salmista disse nel Salmo 146: Beato colui che ha il Dio di Giacobbe per suo aiuto. E nel Salmo 40: Beato l'uomo che ripone nell'Eterno la sua fiducia. Perché è beato? Perché non sarà certamente deluso. Davide per due volte alla fine del Salmo 28 affermò che Dio è la forza dell'uomo. Ai versetti 7 e 8: L'Eterno è la mia forza e il mio scudo. E poi: L'Eterno è la forza del suo popolo e il rifugio di salvezza per il suo unto. Solo in Dio puoi trovare forza per vivere la vita cristiana, per essere trasformato a sua immagine e per vincere nella lotta contro l'io. Dio è anche scudo e rifugio. L'idea contenuta in questi testi è che Dio stesso difenda i suoi figli dagli attacchi del nemico. In ogni prova e tentazione è nostro privilegio rifugiarci nel Signore e solo nella sua forza possiamo resistere. A questo proposito Paolo scrisse agli Efesini: Del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Dio è la forza del suo popolo. Solo nel Signore possiamo trovare la forza per vincere e per essere tutto quello che Lui vuole che noi diventiamo. Preghiamo insieme. Buon Padre, ti ringraziamo per queste parole che abbiamo trovato nel Salmo 28. Grazie perché abbiamo la promessa che Tu ascolti le nostre preghiere, il grido sincero di ogni Tuo figlio e figlia giunge alle Tue orecchie. Tu sei attento e Tu soccorri coloro che confidano in Te. Io non so chi mi sta ascoltando in questo momento, se sta affrontando qualche prova, se sta sperimentando un periodo di attesa nel quale tu sembri silenzioso, ma dai a ogni persona la forza per affrontare le sue situazioni, le sue prove. E dacci la gioia e la certezza di sapere che tu sei un Dio che si prende cura di noi, tu sei un Dio che aiuta, tu sei un Dio che dà forza. In ogni tentazione abbiamo la promessa che la tua forza ci può far resistere contro un nemico, ci può rendere vittoriosi. Come l'Apostolo Paolo possiamo dire, noi siamo più che vincitori. Ti ringraziamo che tu ci ami sempre e comunque.
e fa che come Davide possiamo anche noi celebrarti con il canto e ringraziarti ogni volta che vedremo la tua mano venire in nostro soccorso. Questa è la nostra preghiera nel nome di Gesù. Amen.